Era il 1987 quando è entrato in commercio il primo farmaco antiretrovirale per l'HIV. Come si sono evolute le terapie in questi quasi 35 anni? Beh, direi in maniera importantissima, no? Se lei pensa che nel 1987, quando entrò appunto il primo farmaco, la zidovudina, nel trattamento dell'infezione da HIV, la mortalità per l'infezione stava intorno al 95%. Oggi il 95% delle persone che fa la terapia raggiunge il successo terapeutico. Le persone che hanno l'infezione da HIV hanno un'aspettativa di vita che è virtualmente diventata uguale a quella delle persone di pari età non infettive. Dal virus. Nel 1996 arrivarono gli inibitori della proteasi. Ecco, l'arrivo di questa nuova classe di farmaci associata a due analoghi nucleosidici, sempre quindi in una terapia a tre farmaci, portò la grande svolta, diciamo. Ecco, noi con il 1996 progressivamente abbiamo visto i nostri pazienti sempre meglio curati, sempre meglio trattati. E poi man mano arrivarono degli ulteriori nuove classi di farmaci, abbiamo sempre meglio, diciamo, formulato la terapia, quindi siamo passati dalla terapia a tre farmaci che i nostri pazienti dovevano prendere 16 pasticche al giorno, siamo arrivati all'unica compressa al giorno. E poi abbiamo migliorato sempre di più anche nella tollerabilità dei farmaci, negli effetti collaterali. Quindi siamo arrivati ad oggi in cui la terapia è con un'unica compressa al giorno, con pochissimi effetti collaterali, quindi pochissima tossicità. E questo vuol dire un enorme miglioramento della qualità della vita dei nostri pazienti. Cioè questo trattamento è diventato talmente efficace per cui i nostri pazienti, per esempio, non sono più trasmettitori di virus, possono avere rapporti sessuali tranquilli, soprattutto finalizzati alla procreazione. E questo evidentemente anche avere una tranquillità nel rapporto con le altre persone, evidentemente è stato un enorme miglioramento nei termini di qualità della vita dei nostri pazienti. Certo, i farmaci di oggi non sono dei farmaci che permettono di eradicare la malattia, quindi il paziente comunque rimane in qualche modo infettato dal virus, deve prendere obbligatoriamente la terapia perché non riesce a, diciamo, a risolvere, diciamo, in qualche modo l'infezione, quindi in qualche modo deve essere curato per tutta la vita. Cambiamento nei trattamenti, cambiamento nella qualità di vita, ma è cambiato anche l'approccio medico all'infezione. Sicuramente sì, diciamo, i nostri pazienti, diciamo, sono diventati dei pazienti anziani e evidentemente dobbiamo iniziarci a preoccupare anche quelle che sono le patologie della senescenza. Il 1° dicembre si celebra la giornata dedicata all'HIV 2021. Ci sono dei temi centrali per quest'anno? Dobbiamo recuperare il tempo perso in questi 2 anni in cui abbiamo fatto pochissimi screening, dobbiamo rifare informazione tra le persone, dobbiamo riavviare campagne di screening e questo credo che sia un primo tema importante. Il secondo tema che direi è un tema che rimane ed è molto forte, in parte lo accennavo prima, è questo tema che ha come motto U uguale a U, cioè undetectable uguale untransmittable, cioè i pazienti che sono ben curati, che hanno un virus che ormai non è più presente nel loro sangue, non è più dosabile, non trasmettono la malattia. Quindi possono procreare senza aver più bisogno di ricorrere a sistemi di procreazione artificiale. E questo è un grande tema perché è il segnale del grande successo della terapia. E soprattutto, come dicevamo prima, di un miglioramento della qualità della vita, anche dei rapporti sociali che i pazienti con infezione da HIV oggi possono avere,